Lei è Ashley. In questa foto è assieme alla sorella Brie e alla madre Stacy, che è anche la sua migliore amica. Volti sorridenti, quelli di una famiglia unita. Eppure dietro queste foto si cela un mistero così inquietante e contorto che se fosse un film lo giudicheresti opera di uno sceneggiatore troppo fantasioso. Dopo una notte di chiacchiere e risate, Ashley si sveglia in fin di vita, agonizzante tra le coperte. Sulla scrivania della cameretta c'è una lettera con la sua firma. Confessa di essere l'autrice di 2 omicidi, compreso quello del padre. Il fatto però è che Ashley non ha mai scritto quella lettera. Stai ascoltando Educazione Criminale e mettiti comodo. Stiamo per entrare nella mente di un serial killer. Benvenuti a Widsport, nella contea di Cayuga. Ci troviamo nell'area nord-orientale degli Stati Uniti, nello stato di New York. Una piccola comunità di 1800 abitanti, un posto sereno dove crescere. Lunghe file di case ordinate, giardini curati con il canestro da basket sopra il garage. È qui che vive l'11enne Ashley, assieme a suo padre Michael, sua madre Stacy e la sua sorellina Brie. Una famiglia come tante. Michael è un padre affettuoso e premuroso, che però lavora l'intera giornata. È lui ad occuparsi delle entrate in casa. Esce la mattina alle 7:30 e ritorna la sera quando è già buio. Fa il meccanico in un'officina 20 km da casa e quando rientra la sera spesso è troppo stanco per giocare con le figlie. Così Ashley e Brie trascorrono gran parte del tempo libero insieme alla madre Stacy. Un legame forte, un legame che con il trascorrere degli anni si trasforma anche in una solida amicizia. Sarà però un evento a turbare la quiete familiare. Stacy non è più innamorata del marito, il rapporto non è più quello dei primi anni. È vero, non litigano mai e lui è sempre gentile e disponibile, ma sente che qualcosa tra di loro si è rovinato e che non potrà più tornare come prima. Soprattutto, non prova più alcun sentimento per lui, se non quello di sentirsi più rilassata e felice quando lui non c'è. Sta solo aspettando il momento migliore per comunicarglielo e soprattutto per dirlo ad Ashley e Brie e della loro reazione che Stacy si preoccupa maggiormente. Sono ancora piccole e teme che possano risentire fortemente di un possibile distacco. Natale poi è alle porte. Hanno già anche montato l'albero in salotto davanti al camino. L'atmosfera calda e frenetica di quei giorni è il momento preferito dell'anno per Ashley e Brie. I regali sotto l'albero, il camino acceso, le vacanze da scuola. Non è il caso di rovinare quei momenti. Stacy decide di rimandare tutto al nuovo anno, al 2000, un numero che sembra perfetto per iniziare una nuova vita. Anche se Ashley si accorge che qualcosa è cambiato nella madre, che quella situazione di stallo comincia in qualche modo a pesarle. Spesso si irrita con loro per delle piccole cose ed è sempre più insofferente nei confronti del padre. Ormai lo saluta a malapena la sera quando rientra a casa dopo lavoro. Michael si ammala improvvisamente. È periodo di influenza, sarà un normale malanno di stagione, niente di più. Michael è un uomo forte e robusto, ma il suo malore sembra non voler passare. Trascorre adesso la maggior parte del tempo a letto. Fa fatica persino ad alzarsi per andare in bagno. Il medico che lo visita diagnostica un'infezione all'orecchio. Gli prescrive un antibiotico e gli raccomanda di stare al caldo sotto le coperte, almeno fino a fine anno. C'è una cosa che però né Michael né il medico sanno. Non sanno che Michael è stato avvelenato, lentamente, con costanza. Avvelenato con microdosi nei pasti, a colazione e a cena. E che adesso il suo fisico ha raggiunto il limite. Trascorrono i giorni e il 24 dicembre Michael è in questa condizione ormai da 5 giorni. Nonostante la debolezza e la stanchezza, si sforza di darsi una sistemata. Fa una doccia e con fatica si siede a tavola per il cenone della vigilia. Sono venuti a casa anche sua madre e sua sorella. Non vuole mancare. Il suo aspetto però è mutato. È gonfio, fatica a muoversi, parla con estrema lentezza e la pelle è arrossata. È iniziato il nuovo anno, ma nulla sembra essere cambiato. Con il passare dei giorni, le condizioni di Michael continuano a peggiorare. È un mattino di gennaio, il freddo fuori è pungente e la neve del viale di casa si è sciolta in piccole pozzanghere scure. Ashley torna a casa da scuola, entra in salotto e, come da consuetudine nelle ultime 3 settimane, trova suo padre addormentato sul divano. I remember I was standing right behind her and when I looked in, my dad's feet were this purple color. Michael viene portato d'urgenza in ospedale, ma non c'è nulla da fare. Morirà poco dopo. Nel referto il medico scrive che si è trattato di un attacco di cuore. Il 2000 è iniziato come mai Ashley avrebbe voluto.
con un dolore che si porterà dentro per il resto della sua vita. Stacy Wallace, ora vedova e madre di due bambine, eredita l'assicurazione sulla vita del suo ormai defunto marito. Eredita esattamente $55,000, soldi che spende immediatamente nei due mesi seguenti. Usa quei soldi in parte per ristrutturare casa, in parte per regalarsi una vacanza con Ashley e Bree a Disney World. Stacy sembra rinata, è di nuovo sorridente e scherzosa, torna ad essere la mamma coinvolgente che Ashley conosceva, la sua migliore amica. E così anche per Ashley e Bree diventa in qualche modo più facile metabolizzare il dolore infinito dovuto alla perdita del padre. David Castor ha 53 anni. Ha divorziato 3 anni prima, dopo una lunga relazione che aveva iniziato ai tempi del college. Da quel momento in poi ha deciso di godersi pienamente i piaceri della vita. Frequenti viaggi al mare, una nuova macchina sportiva e uno stile di vita estremamente confortevole. Cene in ristoranti costosi, vestiti di marca. David si compra anche una barca, che sfrutta con gli amici nel fine settimana. D'altronde se lo può permettere, è proprietario di una fiorente azienda che produce metano. Un'azienda che negli ultimi anni si è espansa sempre di più e che lo ha fatto arricchire. L'unica cosa che manca a David è una persona con cui condividere le sue passioni e la sua nuova vita. Ha bisogno di una donna al suo fianco. Di una donna che stia con lui per il piacere di farlo e non per i soldi. E così quando conosce Stacy, una donna affascinante e al contempo madre amorevole di due bambine, è convinto di aver trovato la persona giusta, anche perché lei è coinvolgente e piena di vita, lo fa sentire bene. Sono trascorsi 2 anni da quando David e Stacy si sono conosciuti. La relazione procede in profonda armonia, tanto che David si convince che Stacy sia la compagna giusta per lui. È il giorno di Ferragosto quando chiede a Stacy se vuole sposarlo. Lei non ci pensa 2 volte, accetta subito entusiasta. Un matrimonio che però coglie tutti di sorpresa, anche perché fino a quel momento si vedevano solo il fine settimana, quando gli impegni di entrambi lo consentivano. Un matrimonio a cui nessun familiare di David verrà invitato. Nessuno, nemmeno suo figlio, David Jr. They had gotten married and did not tell anybody. I had no idea he was getting married. Stacy Wallace diventa così Stacy Castor. Si trasferisce assieme alle figlie a Liverpool, nella contea di Onondaga, dove abita David. Nei primi mesi l'immagine è quella di una coppia felice, complici tra loro e desiderosi di sfruttare appieno il tempo libero che hanno a disposizione. L'unica nota stonata sembra essere la relazione a dir poco conflittuale con le figlie di Stacy, Ashley e Bree. Fanno fatica ad abituarsi alla nuova realtà e soprattutto ad accettare David come patrigno. Il dolore per la perdita del padre è ancora forte. Il fatto di aver cambiato realtà e amicizie è stato un ulteriore shock emotivo per loro, a cui faticano ad adattarsi. La crescente tensione tra loro rende inizialmente la vita in casa molto difficile. Con il trascorrere dei mesi, però, la situazione comincia a mutare ed anche quel muro di diffidenza inizia a crollare. In particolare, Ashley comincia ad apprezzare i consigli di quell'uomo discreto che affronta le giornate sempre con uno spirito positivo. If you could see the smile on his face at my graduation party, it's just like he's like a proud father. Ma mentre la relazione tra Ashley e David migliora, quella tra David e Stacy comincia a precipitare inesorabilmente. I sorrisi felici del matrimonio sembrano un ricordo lontanissimo. La quotidianità della relazione sembra logorare lentamente la loro complicità. Eppure sono trascorsi solo 14 mesi dal giorno del matrimonio. Stacy e David non sono più la coppia spensierata e serena che si godeva i fine settimana in barca, sorseggiando champagne. Il 22 agosto 2005, 2 anni dopo il matrimonio della coppia, l'ufficio dello sceriffo della contea di Syracuse, New York, riceve questa inquietante chiamata. Police communications, can I help you? My name is Stacy Castor. My husband has locked himself in our bedroom for the last day. I'm just getting a little concerned because I haven't talked to him since 5 o'clock in the morning on Sunday when he locked me out of the bedroom. Stacy spiega all'operatore che lei e David hanno avuto un'accesa discussione la sera prima, che poi David si è ubriacato, ha preso una bottiglia di Southern Comfort e si è chiuso in camera da letto, rifiutandosi di uscire nonostante lei lo pregasse di aprire la porta. Has he ever mentioned hurting himself or harming himself or? Well, Friday night when we were arguing, he told me to get out, take my kids and get out. I could leave, and then 5 minutes later, he said if I left, he would make me sorry. I would be sorry if I ever left him.
Senza indugiare oltre, l'operatore invia una volante a casa Kestor. Okay, don't cry. We're gonna check on him, make sure he's okay. Maybe he's depressed. Are you guys going through something right now? Well, his father died a month ago, and he's been kind of weird acting the last month. Quando gli agenti dello sceriffo arrivano sul posto, irrompono nella stanza di David. Trovano l'uomo sdraiato a faccia in giù, nudo riverso sul letto. La polizia trova sul pavimento, accanto al letto, un flacone di antigelo parzialmente terminato. Al personale medico giunto sul posto, non rimane che constatare il decesso dell'uomo. Tutto fa presupporre che David si sia tolto la vita dopo essersi rinchiuso nella stanza, di essersi ubriacato e poi avvelenato mortalmente bevendo una dose letale di liquido antigelo. Durante un sopralluogo nell'abitazione, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, il vice sceriffo Marley scopre nella pattumiera della cucina dei resti di tacchino ripieno. A catturare la sua attenzione è il colore di quegli avanzi di cibo. Nella parte centrale spicca il verde acceso di una sostanza liquida. Mentre il corpo di David viene portato via, Stacy viene portata nell'ufficio dello sceriffo per ulteriori accertamenti. E sarà proprio lei a chiamare Ashley per comunicarle la notizia. She's like, David passed away. Ashley è sconvolta. Dopo aver perso il padre, viene a mancare adesso anche David, un uomo che per lei era diventato una figura di riferimento. Questa nuova tragedia la fa precipitare in uno stato di profonda confusione e disagio. Si aggrappa sempre di più alla forza d'animo di sua madre, che riesce a rimanere forte anche in mezzo a tutte queste disgrazie. C'è qualcosa che però Ashley non sa. Non può nemmeno immaginare quanto sua madre possa diventare violente senza scrupoli. Come possa decidere in anticipo e con estrema freddezza della vita delle persone più vicine a lei, delle persone a cui tiene di più. Mentre le indagini sulla morte di David procedono, Stacy assieme alle due figlie abbandona la casa e si trasferisce in una nuova lussuosa villa in affitto. 10 giorni dopo, alla lettura del testamento di David, scopre che l'intero patrimonio dell'uomo è stato lasciato interamente a lei. La sua florida azienda, la sua casa, la sua barca, le sue 3 auto. Niente viene lasciato al figlio David Jr. My first feelings on that were my father really did not like me. E di nuovo Stacy sembra rinascere. Comincia a spendere i soldi ereditati, godendosi lunghi e lussuosi viaggi e ricominciando a coccolare e viziare Ashley e Bree. Il detective Spinelli lavora nella centrale di polizia di Liverpool da 3 anni. Prima Kentucky, poi Denver, ora lì. È meticoloso nelle sue indagini, Spinelli. Non lascia nulla di intentato. È trascorso ormai 1 anno dalla morte di David Kestor quando gli viene chiesto di controllare e poi archiviare definitivamente le prove forensi relative al caso. I risultati hanno mostrato che i resti di tacchino trovati nella pattumiera contengono all'interno del liquido antigelo. Sui resti e sul flacone di antigelo rinvenuto all'interno della stanza ci sono le tracce del DNA di David. C'è qualcosa che però stona. Sul flacone antigelo sono ben visibili anche 3 impronte digitali, tutte appartenenti a Stacy Kestor. At that singular point right there, my thought processes go from probable suicide to almost certainly a homicide. Il detective decide quindi di riprendere il caso dall'inizio e approfondire tutto il materiale fino a quel momento acquisito. E riascoltando con attenzione le registrazioni telefoniche della chiamata tra Stacy e l'operatore, comincia a notare delle incongruenze. Lei aveva affermato che David quel fine settimana si era ubriacato, che aveva bevuto pesantemente, ma dai risultati dei referti dell'autopsia risulta non essere vero. I risultati non mostrano tracce di alcol nel sangue. Il procuratore distrettuale Fritz Patrick, insieme al detective Spinelli, cominciano a pensare che la morte di David possa non essere stato un incidente e che dietro tutto questo ci possa essere Stacy. Ma per essere sicuri e per poterla incriminare, hanno bisogno di più di qualche impronta. Hanno bisogno di indizi solidi e concreti. È il 7 settembre del 2007. Sono trascorsi 2 anni dalla morte di David Kestor. Stacy viene convocata nell'ufficio dello sceriffo. È lì che incontrerà il detective Spinelli per un secondo colloquio. È lì che apprende che l'investigatore, d'accordo con il procuratore distrettuale, ha fatto riesumare il corpo del suo primo marito. Le dicono che hanno rinvenuto del liquido antigelo nel suo corpo, proprio come in quello di David Kestor. Poi il detective Spinelli le fa una domanda che scatenerà una pericolosa catena di eventi. And I said, Stacy, there's 2 glasses on here.
Can you tell me which glass it was that you recall bringing into the room when you gave him cranberry juice? And she looked at it and said, well, when I poured the antifreeze, and then she stopped and said, I mean the cranberry juice. Those of us that were watching the interview went, oh my God. That was a Freudian slip that she couldn't control. We decided the next step would be to obtain wiretap on Stacy's phones. Stacy ora è con le spalle al muro. Sa che la polizia sospetta fortemente di lei. E sa anche che è solo questione di tempo. Che presto busseranno alla sua porta e per lei sarà la fine. Verrà accusata di entrambi gli omicidi. La sua mente lavora in fretta. Ha bisogno di un diversivo che la scagioni pienamente. Il tempo sta per scadere per Stacy. Ma ciò che gli investigatori non hanno previsto è fino a che punto è disposta a spingersi per nascondere i suoi crimini e per uscire pulita dall'intera vicenda. Il 14 settembre, gli agenti che intercettano le comunicazioni telefoniche in casa Stacy si trovano ad ascoltare qualcosa di profondamente inaspettato ed inquietante. I need an ambulance. My daughter, I believe, has taken some pills. She passed? Yes, she's normal. Okay. I'm leaning over her. Ashley, she's having trouble, I think. It sounds like there's something in her throat. Ashley. Oh my God. Oh my God, this is not happening. Due volanti si dirigono immediatamente in Wetzel Road. Quando entrano nell'abitazione, trovano Ashley sdraiata sul letto. È in fin di vita, fatica a respirare, suda copiosamente, ed il pallore sul volto è reso ancora più evidente dalle profonde occhiaie scure che le circondano gli occhi. Sua madre Stacy è inginocchiata al suo fianco. Accanto al letto c'è una bottiglia vuota di vodka, con vicino una confezione di pillole. Is that her? Oh, she's thrown up. È nella stanza con loro. Nota un foglio vicino al fianco destro di Ashley. Lo porge quindi alla madre. Mommy, remember that I love you more than anything and I did it for you and for us. I couldn't let daddy be mean to you and me anymore. Please forgive me, mommy. Please don't hate me. Nella lettera, Ashley confessa gli omicidi di David Kestor e Michael Wallace. Spiega esattamente come li ha avvelenati. Come ha tolto la vita prima a suo padre e poi al nuovo marito della madre. È una lettera lunga e piena di dettagli. C'è qualcosa in quella lettera che però non convince il detective Spinelli. A partire dalla firma, scritta a macchina, come del resto l'intero corpo della lettera. Quando finalmente il personale di emergenza arriva a casa, Ashley non risponde. Le sue condizioni fisiche sono al limite. Viene ricoverata in terapia intensiva, in bilico tra la vita e la morte. Mentre Ashley è ricoverata in terapia intensiva, gli investigatori concentrano la loro attenzione ancora sulla lettera. Oltre alla firma, c'è un altro particolare che li lascia fortemente dubbiosi. Ashley, al momento della morte del padre, aveva 11 anni. Nella lettera racconta nel dettaglio come lo ha assassinato. È possibile che una bambina di quell'età possa aver congegnato un piano così elaborato e che poi lo abbia portato a termine con tale freddezza? L'unica persona che però può smentire quanto scritto in quelle righe è proprio Ashley. E se non sopravviverà, sarà praticamente impossibile appurare quanto è accaduto. È una mattina soleggiata, con i raggi che cominciano ad illuminare le pareti bianche della stanza 114. Sono trascorsi 4 giorni da quando Ashley ha perso i sensi, 4 giorni in cui le sue condizioni sono state in bilico tra la vita e la morte. Finalmente però quella mattina riapre gli occhi. Ad accorgersene per primo è uno degli agenti di guardia fuori dalla porta di Ashley. Prima che possa riprendere pienamente conoscenza, vede di fianco al volto dell'agente anche quello di sua madre Stacy. The next thing I remember is Stacy coming in and touching my hair. And I look up and I remember seeing a police officer standing right next to her. She said to me something like, I'm sorry, I love you, and then she just left. È a questo punto che il detective Spinelli riesce a capire cosa è successo veramente ad Ashley. I vari pezzi del puzzle cominciano finalmente a trovare una loro posizione. Tutto inizia il 12 di settembre. È il primo giorno di scuola per Ashley, a rientro in classe dopo le vacanze estive. Un giorno che ricorderà per sempre. Sono da poco iniziate le lezioni, quando due agenti bussano alla porta della sua classe. Hanno bisogno di parlarle. Le dicono che hanno riesumato il corpo di suo padre, che hanno il forte sospetto che non si sia trattato di un malore e che hanno bisogno di farle qualche domanda.
that I needed to go down to the office. He goes, I don't know if you've heard, but we have exhumed your father's body and we found antifreeze in his system. Ashley però era già stata avvertita del fatto dalla madre, che l'aveva chiamata un'ora prima. Stacy aveva ribaltato la prospettiva di quanto avvenuto, accusando pesantemente la polizia, convincendo anche Ashley che si stessero accanendo inutilmente contro di loro, al punto che anche lei comincia a covare del rancore nei confronti degli agenti. Hello? Mommy, they came to my freaking school. They came to your school? Are you okay? I'm gonna be okay, but I'm really freaking out right now. Oh my god. That bastard came to your school. Do you want me to come and get you? No, I have to be here. All right, calm down and go back to class, all right? I love you. I love you too. Quello stesso pomeriggio, intorno alle 17, Stacy suggerisce ad Ashley di bere un bicchiere insieme, che se lo meritano, che hanno bisogno di rilassarsi, che hanno bisogno di staccare la mente da tutti quei problemi. Ashley è confusa ed incredula, sua madre le sta proponendo di bere assieme della vodka. Al contempo però è anche lusingata, si sente considerata come una persona adulta, anche perché prima di quell'occasione non aveva mai bevuto alcolici. What kind of teenager wouldn't think that was awesome? My parents just gave you permission to drink. Quando la mattina dopo Ashley si sveglia, percepisce un dolore tremendo alla testa. I postumi della sua prima sbornia sono orribili, tanto che si trascina con forza a scuola. Non vede l'ora che suoni la campanella delle due per tornare a casa e sdraiarsi sul letto. Quando rientra a casa, trova sua madre ad aspettarla. La accoglie con un sorriso e l'accompagna a dormire. Quando due ore dopo Ashley si sveglia, Stacy è lì vicino che la guarda. È rimasta lì per tutto quel tempo. Le dice, oggi ubriachiamoci per davvero però, ce lo meritiamo. I could taste the vodka and it was very strong and it made me cringe. And I asked her if she could take it back and put either more orange juice in it or more Sprite in it. Ashley fa fatica a mandare giù tutto quell'alcol. Allora la madre le porta una cannuccia e le suggerisce di bere tutto di un fiato, senza soffermarsi sul gusto forte della vodka. Ashley ubbidisce, beve tutto di un fiato un bicchiere e poi un altro. Pochi minuti dopo, sviene completamente ubriaca. Quando la sera la sorella Bree rientra a casa, la trova ancora addormentata sul divano. La mattina dopo, Bree sente uno strano rumore provenire dalla stanza della sorella. Il rantolo di un respiro affannoso. Quando apre la porta, trova Ashley avvolta nelle coperte, con il volto matido di sudore. Gli occhi sono vitrei, il pavimento vicino al letto è sporco di vomito. Bree allora prova a scuoterla, a chiamarla per nome, ma lei è come assente. Apre leggermente gli occhi, per poi ripiombare in uno stato catatonico. Bree ancora non lo sa, ma se fosse entrata in quella stanza solo 10 minuti più tardi, Ashley sarebbe morta. E lei ad avere la prontezza di chiamare immediatamente i soccorsi. Ed è a lei, 4 giorni dopo, quando riprenderà finalmente coscienza, che confesserà faccia a faccia una nuova sconvolgente realtà, che è stata loro madre Stacy a tentare di ucciderla. Il procuratore distrettuale Fitzpatrick, poche ore dopo, dà l'ordine di arrestare immediatamente Stacy Kestor. È il 13 gennaio 2009, quando inizia il processo nei confronti di Stacy Kestor. È trascorso un anno da quando ha tentato di uccidere Ashley e di incastrarla per omicidio. Un anno in cui Ashley ha dovuto inventarsi una nuova realtà, senza più punti di riferimento e con strascichi emotivi devastanti. L'attenzione mediatica durante il processo è altissima. La linea difensiva di Stacy Kestor è solo una: convincere la giuria che Ashley ha ucciso entrambi i suoi padri, che si tratta di una ragazza malvagia, che lei ha provato ad educarla ma che non c'è riuscita. Le basta insinuare nella giuria un ragionevole dubbio per poter tornare in libertà. La prima persona chiamata dal procuratore a testimoniare sull'intera vicenda è proprio Ashley. I want to ask you about the day your dad died. I saw him take and lift his arm up and then he made a breath and then he didn't move again after that. So I thought he was just sleeping. Ashley è visibilmente turbata mentre racconta l'intera vicenda. Si trova ad affrontare una storia troppo grande per una ragazza della sua età, e per di più da sola. Il procuratore Fitzpatrick la porta poi a parlare della notte in cui sua madre l'ha avvelenata. She came home and she was like, let's get drunk. Let's get just totally drunk. Il processo durerà 3 lunghe settimane. Al termine del dibattimento, emerge chiaramente che le prove contro Stacy Kestor sono schiaccianti. A partire da quelle raccolte, analizzando il computer di casa,
La lettera in cui Ashley confessava gli omicidi è stata completata il 12 settembre alle 14:27. Ashley non può avere scritto quella lettera. A quell'ora era ancora a scuola. Si tratta dello stesso giorno in cui, in preda al panico, aveva chiamato sua madre. Mommy, they came to my freaking school. They came to your school? La lettera è stata scritta sull'account di Stacy ed era lei l'unica a casa in quel momento. Un'amica di Stacy, chiamata a testimoniare, confesserà di aver contribuito a falsificare il testamento di David Castor di modo da rendere Stacy l'unica beneficiaria. Nel testamento originale, gran parte dei beni era stata lasciata al figlio David Jr. Il dibattimento finale è quello che vede coinvolti il procuratore Fitzpatrick e Stacy Castor. Poison him? I did not poison him. When did Ashley poison him? I can't answer that question. My God! You lost two husbands to poisoning! Your daughter has just learned that her father was dug out of his grave! 4 giorni dopo arriverà il verdetto finale. The people of the state of New York versus Stacy R. Castor, the jury's reached a verdict. As to count number one, murder in the second degree, what is the verdict? Guilty. Stacy Castor viene ritenuta colpevole di tutte le imputazioni e condannata a 54 anni di reclusione. Al termine del processo, per Ashley e Bree è iniziata una nuova vita, in cui solo grazie all'aiuto dei familiari e degli amici sono riuscite ad andare avanti lottando ogni giorno. I graduated from college. I got my associate's degree in accounting. I wake up and I'm happy every day. I couldn't change a thing that I'm doing right now. Un altro inquietante particolare è emerso nel corso delle indagini, anche se non suffragato da sufficienti prove per essere dimostrato. Il forte sospetto è che Stacy possa essere l'artefice anche della morte del padre, deceduto in circostanze sospette nel 2002. Stacy Castor è stata trovata morta nella sua cella la mattina dell'11 giugno 2016. Non è stato immediatamente chiaro il motivo della sua morte, tanto che è stata indicata come indeterminata. Ashley e Bree hanno dichiarato che vivere ogni giorno una vita piena è la loro migliore vendetta.